Rose, ed eccomi di nuovo qua e nel video di oggi vi ho portato un make up tutorial e anche un restyling per i capelli ricci utilizzando due prodotti, dove vi farò vedere due prodotti che sto utilizzando nell'ultimo periodo. Se volete vederli, guardate il video fino alla fine. Mi raccomando, lasciate il vostro like e iscrivetevi sul canale se non siete ancora iscritte. Inizio applicando un'acqua termale su tutto il viso e picchietto per aspettare che si asciughi. Dopodiché utilizzo il fondotinta Vita Lumière Acqua di Chanel su tutto il mio viso e lo stendo con una blender. In questo tutorial utilizzerò solo questa palette e inizio con la tonalità più calda, arranciata, distribuendolo con un pennello per sfumare sul mio concavo per dare una sfumatura più calda. Prendo questa tonalità un po' più fredda e la distribuisco sulla mia palpebra mobile. Dopodiché ritorno con il primo pennello per alleggerire un po' questa sfumatura. Questo è il trucchetto per la sfumatura perfetta. E vengo con questo marrone scuro più freddo, che lo applico solo all'angolo esterno dell'occhio per dare un po' più di profondità al mio sguardo. Applico sfumandolo e creando un leggero cut crease. Dopodiché torno con il primo pennello per alleggerire la sfumatura. Applico l'Aqua Brown di Make Up Forever sulle mie sopracciglia e lo lascio belle definite sulla parte esterna e molto più sfumato invece all'inizio delle mie sopracciglia. Se volete vedere un tutorial, vi lascerò linkato qua nei card un tutorial dettagliato sulle sopracciglia. Dopodiché applicherò il Fit Me di Maybelline per correggere le mie occhiaie, questo è il numero 35. Picchietto con le dita per non togliere la pigmentazione e in seguito utilizzo il Shape Tape della Tarte nella colorazione Medium Honey e lo applico nei punti alti del mio viso dove voglio illuminare. Dopodiché torno con la blender per sfumare il tutto. Io veramente sto amando questo correttore, però l'ho trovato un po' chiaro per me. Vengo con questa cipria meravigliosa di NYX per fissare nei punti dove ho fatto l'highlighting. Torno con la prima tonalità che ho utilizzato, adesso con un pennello più piccolo applico sul mio concavo interno, dopodiché torno con il primo pennello, sì, tante volte, per unire questa sfumatura sotto e sopra. Riprendo anche il colore marrone più scuro per dare un po' più di profondità, lo applico anche con lo stesso pennello. Questo aiuta anche a sfumare un po' di più e alleggerire questa tonalità che è molto pigmentata. Vengo con l'Ec Eyeliner di NYX e faccio un eyeliner molto discreto, sottile. Dopodiché applico le ciglia finte e vengo con questa palette di NYX mischiando queste due tonalità per fare il mio contouring, sia sulle guance e anche sul naso. Voi ovviamente farete dove vi piace di più. Come blush utilizzerò il numero 48 di Make Up Forever. E come illuminante utilizzerò questo duo di It Style Makeup con un pennello a ventaglio bagnato con un po' di acqua termale per intensificare gli effetti.
Lo applico anche sul naso, sulla punta del naso e sul tocco del naso e sull'arco di Cupido. E lo applico anche sotto l'arco sopraccigliare. Come rossetto ho scelto il numero 1 di Sephora, che mi sono innamorata perché è stata un'età, tanto che sta finendo. Vengo con il mascara, che ho utilizzato il Tarte Taste di Tarte, per unire le ciglia finte con quelle naturali, e utilizzo il Wonder Pencil sempre di NYX, però solo all'inizio del canale lacrimale per aprire un po' lo sguardo. Applico nuovamente l'acqua termale per fissare e alleggerire un po' questo make-up. Approfitto anche per togliere un po' del make-up che mi è rimasto sulla radice dei capelli e lo applico anche sui capelli per idratare e revitalizzare i miei ricci. Applico su tutto, proprio una doccia di acqua termale. L'acqua termale fa sempre, sempre bene. Dopodiché prendo il Control Curl di Biopoint sulla punta delle dita e prendo questi ricci che si sono più disfatti e inizio a ridefinirli modellandoli con un po' di dito Liss. Faccio questo su tutta la testa. Dopodiché prendo un altro po' sul palmo della mano e a testa in giù applico sulle punte. E con la punta delle dita approfitto per sciogliere un po' le radici e creare un po' più di volume. E questo è il risultato finale di questo look completo. Commentate qua sotto cosa ne pensate di questo look completo e di questa tipologia di video. Se ti piace questo video, lascia il tuo like e condividi con le tue amiche. E ti ricordo che noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!